In questi ultimi 2 anni ho provato tantissime testine col filo, battevai normali e molte di queste sono veramente eccezionali. Ma qualcuno di voi mi ha giustamente fatto notare che le microplastiche che si formano, che si depositano nei terreni col filo che si consuma, è un problema sentito ed è corretta come osservazione. Quindi ho deciso di acquistare su Amazon questo disco a due lame e a due punte, è universale, costa circa 20 euro in questa versione da 300 mm, che è la più lunga, la più grande, ce n'è anche una più piccola che costa 12-13 euro. Vi faccio vedere qui in sovrimpressione i vari modelli, mi è arrivata qualche giorno fa, rimanete con me dopo la sigla, la vediamo insieme e la proviamo. Eccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Luigi di Un Orso in Campagna. Allora, ho acquistato questa con circa 20 euro su Amazon perché ho visto delle ottime recensioni. Volevo qualcosa di non eccessivamente costoso, volevo qualcosa che fosse universale, questa lo è. Attacco da 25.4 che va su tutti i disponibili, ma hanno messo anche l'adattatore per i 22 mm, qualche mosca bianca c'è che va a 22 mm e questo è importante. Allora, l'ho aperto adesso davanti a voi, eh. Lama non ce n'è per niente, non è per niente affilata. Mi aspettavo qualcosa in più, ma prima di molarla io, prima di affilarla, voglio vedere come lavora. Tutto è partito da qualche commento costruttivo, come sempre. Io vi ringrazio per questo perché spesso il 99% dei commenti sono costruttivi, l'1% sono sciocchezze che io elimino, a volte non rispondo neanche perché non ha senso rispondere alle provocazioni stupide. Quindi se c'è una critica costruttiva va benissimo, se c'è un consiglio vi ringrazio tantissimo. E questa era una constatazione del fatto che le microplastiche, cioè gli spezzoni di filo che col tempo si depositano nel terreno, sono un problema se guardiamo l'aspetto puramente ecologico, ovviamente, e a me mi trovate d'accordo su questo. Quindi volevo provare qualcosa di universale. Lo proveremo col mio decespugliatore a 3 cavalli, il Fuchstek. Vi lascio qui la copertina se vi interessa. Ha circa 6 mesi di vita, non l'ho usato tantissimo, l'avrò usato 7, 8 ore, 10 ore, non di più. L'ho fatto provare anche ad altre persone che hanno fatto un uso intensivo per disboscare un uliveto pieno di rovi con delle testine particolari, col macinone. Si sono trovati bene anche loro, quindi se ne avete bisogno, insomma, per 160 euro è hobbistico, ma fa il suo lavoro. Poi sulla durata, questo è un altro discorso. Torniamo alla testina, è della Avalon, è una marca che io non conosco, però ha un buon catalogo, ha molta scelta. Come vi dicevo, ce n'è una un pochino più piccola, più corta, e quindi qua ovviamente dovete acquistarla in base alla potenza del cespugliatore. Io con circa 3 cavalli ho preso la più grande. Se avete un cespugliatore piccolino, un 25, un 33, ecco, magari acquistate quella un pochino più corta, la macchina sforza di meno e lavora comunque bene. Prima di montarlo insieme, vediamo un attimino le misure. Quelle standard, quelle classiche io faccio sempre. Peso 400 grammi, è tutto in acciaio. Spessore 3 mm. Lunghezza, questa dovrebbe essere circa un 300. E infatti, da punta a punta sono 30 centimetri. Benissimo, dai, lo montiamo insieme e poi vediamo come va. Allora, il montaggio è molto semplice, però bisogna fare attenzione perché ha un verso. Allora, qui ci sono le frecce, se vi possono venire utili per il senso di rotazione. Le punte vanno rivolte verso il basso, quindi andiamo così. Rondelle, ne ho presa una leggermente più larga perché così mi copre la superficie della lama. Vi ricordo che si avvita in senso antiorario. Ovviamente io sto scomodo, perché sono a favore di camera. Ok. Vediamo un po' il senso di rotazione, così siamo tranquilli. Deve ruotare così, ovviamente, perché abbiamo la lama che è da questa parte. Ecco, questa è la prova che dovete fare se siete nel dubbio di averla montata giusta. Ora, questa ovviamente va con le punte in giù, ma ci sono quelle piatte. Magari uno è alle prime armi, si sbaglia, piano piano controlla e vede un po' come gira. La proviamo, questa è certificata adatta per i rovi. Io qui ho una scarpata molto ripida, dal basso proverò a togliere un po' di rovi, vediamo come va. Non ho altri rovi grandi perché li avevo fatti togliere tempo fa con trattore trincia, quindi vediamo come si comporta sia sui rovi che sull'erba medio-alta. Ha piovuto molto, l'erba è ricresciuta, vediamo un po' come va. Ok, dai, iniziamo con questa scarpata, poi vi faccio vedere l'erba più piccola.
Solo lo stupido non cambia mai idea. Mi devo ricredere, con pochissima fatica, la lama entrava benissimo nei rovi. Sono rovi anche di una certa dimensione, adesso mi avvicino, vi faccio vedere. Non ho avuto contraccolpi, non ho avuto attorcigliamento, perché le lame laterali tagliano tutto. Dico che forse è una valida alternativa al macinone, entra meglio nel gruppo dei rovi, non si attorciglia e poi mi è piaciuto moltissimo per il taglio dell'erba. Ma prima finisco di farvi vedere i rovi. Ecco, non so se avete notato, ero molto in salita, molto scosceso. Quindi quando fate questo lavoro, se avete la lama, prima di muovervi fermatela la lama, perché è facile inciampare e cadere, eh? Con la lama che gira non è proprio tutta stessa gioia. Allora, guardate qui, ha strappato tutto, anche lì ha ripulito tutto completamente. Guardate questo, qui parliamo di un dito veramente eccezionale. Mi sono fermato soltanto perché non ci arrivavo io. Ora vediamo il taglio dell'erba. Qui veramente sono andato con un filo di gas, erbetta, eccola qui, davvero un bel lavoro. Con la lama bisogna fare attenzione ai sassi e ai pali, perché se si spacca poi i pezzi volano e ci si fa male, eh? Quindi bisogna fare attenzione, prendere misure, tenersi un po' lontano e poi magari rifinire con il filo. Veramente un bel lavoro, sono rimasto veramente contento. E la proposta che ho fatto all'inizio di fare la lama al momento non occorre, perché taglia tutto veramente. Dai, andiamo a tirare le conclusioni. Allora, io innanzitutto ringrazio gli utenti, i lettori, che mi hanno fatto notare questa cosa. Siamo partiti dalle plastiche, quindi come vi ho detto sono perfettamente d'accordo da quel punto di vista. E poi un utente, insomma un lettore professionista del verde, mi ha ovviamente consigliato di provare le lame, non queste, in generale le lame, in quanto lui usa soltanto queste per tagliare, per fare il suo lavoro. Il commento mi ha incuriosito, perché non è il mio mestiere, ma se uno del mestiere mi dice di fare una prova con un utensile particolare, con una lama del genere, perché non dargli retta? Ne saprà sicuramente più di me e devo dargli ragione. Quindi sono contentissimo di questa lama Avalon, l'ho acquistata, non è un video sponsorizzato e quindi non conosco i proprietari, non conosco i venditori, non conosco nessuno. Ero curioso, l'ho comprata, mi è piaciuta molto e ve la consiglio perché è veramente eccezionale. Allora, io per adesso lascerò montata questa sul mio decespugliatore. Ovviamente non va bene per tutto, nel senso che se, come vi dicevo, avete muretti, reti di recinzione cancellate, ovviamente bisogna fare attenzione a queste lame, eh. Però in campo aperto, nei rovi, nell'erba alta, ecco, questa è a quanto pare eccezionale. Probabilmente più avanti, nel corso dei mesi, gli farò la lama e la riproverò. Adesso ho da tagliare molta erba, soprattutto intorno agli ulivi, perché ci prepariamo per la raccolta delle olive. Con questo posso rifinire, probabilmente farò un altro approfondimento per un taglio di erba leggermente diversa. Dai, sono rimasto veramente contento. E è tutto per questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, vi lascio il link in descrizione se vi fa piacere, poi decidete voi se acquistarlo o acquistarlo da un'altra parte. Vi auguro una buona giornata.